tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico vestito top down con gonna larga che ho deciso di chiamare vegan. Questo perché il filato che ho utilizzato per realizzarla è proprio la Cake Vega della Sandy Yarn. Il colore che ho usato io è il lavanda, guardate che meraviglia, che finisce con questo viola molto più scuro. Se alzo un po' qui si vede, ok, sì, e io lo adoro. Ho preso il filo dall'interno e ho usato una sola cake per realizzare questo vestito. Guardate qui la trama, quanto è carina, semplice ma particolare, e che mi ha permesso di replicarla ad altezza anche ombelico per avere appunto la gonna bella larga. Delle cake vegan ce ne sono veramente tantissime sul mio sito, una più bella dell'altra. Abbiamo anche la questa che è la vegan, jeans, guardate che meraviglia, o anche la pietra lavica, ma oltre questi colori veramente ce ne sono tantissimi, e io come sempre vi lascio il link in descrizione. Ora però vi avverto subito, per una taglia M, se la volete lunga come la mia, e la mia mi arriva alle ginocchia, vi occorrono due cake. Se invece la volete più corta va benissimo una sola cake. Per quanto riguarda invece la taglia L, dovete avere due cake per avere appunto la mia stessa lunghezza. Se invece volete fare una maglia va benissimo una cake, sia taglia M che taglia L. Mi raccomando, inoltre in questa lavorazione si possono fare davvero molti aumenti, quindi potete fare la gonna anche più larga, e io nel tutorial vi spiego come. Come vi ho detto, lavorarla è semplicissimo, è un top down, sono fatti dei ventagli, ma vedete qui abbiamo le strisce che partono in maniera più diversa, no? In modo da dare più questo effetto giocoso, un effetto che poi ho ripreso anche qui per poter appunto allargare la mia lavorazione. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare le cake vegan, queste fantastiche cake, guardate che meraviglia, che sono un 80% cotone, 20% poliestere, 250 grammi, 1200 metri. Il colore che utilizzerò io è questo qui, che è il lavanda, bellissimo, ma abbiamo anche la pietra lavica o il jeans, anche questo è spettacolare, o questo se vi piace farlo molto più serale rispetto al mio. Allora, io vi farò vedere lo sprone su un piccolo campione, quindi la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un top down. Ve lo faccio già vedere perché io già lo sto lavorando, solo che ero indecisa, quindi ogni tanto sfilavo e risfilavo, quindi preferisco farvi vedere la lavorazione su un piccolo campione. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 10, e io nel mio caso ho montato un totale di 120 catenelle. Questo è per una taglia S. Mi raccomando, taglia M andate a montare 20 catenelle in più, taglia L andate a montare 40 catenelle in più rispetto a me. Lavoreremo con l'uncinetto del 3,5, perché come potete vedere è un filato sottile, quindi mi raccomando, se volete lo scollo fate appunto come gli aumenti che vi ho detto. Lo scollo, partendo da punto qui a punto qui, è di 31 centimetri, però naturalmente lo scollo, se invece vediamo in tondo, mi va di più perché è di 34, però dal punto estremo all'altro sono 31 centimetri. Lo scalfo, ma questo poi lo vedrò, lo ripetiamo anche più là, è di 14 centimetri e io sono una taglia S, io già sto procedendo inoltre qui. Quindi, detto ciò, vi faccio vedere subito come andare a fare i nostri giri dello sprone. Allora, e andiamo a lavorare in questa maniera. Andiamo a fare un attimo solo che 3 catenelle che sono 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, rientro dentro lo stesso archetto di base e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme e vado a fare 2 catenelle, 1 e 2. Salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia e una catenella, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta,
2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo, salto 2 catenelle, adesso quello che faremo lo faremo per tutto il giro. Tenete presente che questo è un ventaglio che però termineremo per chiudere il giro, quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3. Le chiudo insieme, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3. Le chiudo insieme, 2 catenelle, salto 2 catenelle di base e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare la mia seconda maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare la mia terza maglia alta. 2 catenelle di separazione e si ricomincia da capo. Quindi salto 2 catenelle e vado a fare il mio ventaglio. Ho questo filo che ok. Quindi vado a fare 3 maglie alte non chiuse. 1, 2, 3. E le chiudo insieme, 2 catenelle, rientro e vado a fare di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3. E le chiudo insieme, 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle e vado a fare la mia prima maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, seconda maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, terza maglia alta. 2 catenelle, si ricomincia da capo, salto 2 catenelle di nuovo a fare il mio ventaglio. 3 maglie alte non chiuse. E le chiudo insieme. 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 3 maglie alte non chiuse. 1, scusate, devo tirare il filo, 2 e 3. Le chiudo insieme, 2 catenelle e salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare la mia seconda maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare la mia ultima maglia alta. Questo è quello che va ripetuto per tutto il nostro primo giro. Andiamo a terminare il giro facendo 2 catenelle, entrando nella catenella iniziale e andando a fare 3 maglie alte non chiuse, quindi 1, 2 e 3, e le chiudiamo insieme. Una catenella, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassa e così possiamo iniziare il secondo giro. E andiamo a fare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. 2 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado sopra la seconda maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi vado all'interno dell'archetto del ventaglio doppio, lo chiamiamo ventaglio doppio, andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientro, altre 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia, quindi 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la seconda maglia alta e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione,
vado dove ho la terza maglia alta, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, e per chiudere il giro rientriamo nell'archetto del ventaglio, andiamo a fare 3 maglie alte, 2, le chiudiamo insieme, catenella, entriamo dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme e facciamo una maglia bassa. Possiamo così iniziare il nostro terzo giro. Quindi terzo giro, rientriamo sempre nell'archetto e andiamo a fare, scusate, no, facciamo prima 2 catenelle che sono stata prima maglia alta non chiusa, rientriamo, andiamo a fare altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado nel ventaglio e realizzo il mio ventaglio doppio. Quindi vado a fare 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Scusatemi. 2 catenelle, 1, 2, rientro, altre 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3. E le chiudo insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2 e si ricomincia da capo. Vado dove ho l'archetto della mia ventaglio, vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. 2 catenelle, rientro, altre 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. 2 catenelle, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho l'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio doppio, quindi 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3 e le chiudo insieme. 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3 e le chiudo insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, ricomincio da capo e devo fare questo per tutto il giro. Quindi ancora una volta insieme, 3 maglie alte non chiuse all'interno del nostro ventaglio e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 1 catenella, vado dove ho la mia archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio doppio, 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Vado a fare questo per tutto il giro, vi farò vedere come terminare il terzo giro. Sto terminando quindi il mio terzo giro. Ho fatto le 2 catenelle, entro nell'archetto iniziale, vado a fare 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassa. Quarto giro, vado a fare sempre 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro, un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho il mio ventaglio e vado a fare il mio ventaglio doppio, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3 e le chiudo insieme. 2 catenelle,
rientro altre 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3, e le chiudo insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e ricomincio. Vado dove ho il mio ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. 2 catenelle, rientro 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho il ventaglio e vado a fare il mio ventaglio. 3 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta. Catenella e si ricomincia da capo. Quindi, come potete vedere, adesso stiamo alternando il ventaglio qui, mentre qui non l'abbiamo ancora fatto. Questo ci permetterà di allargare la lavorazione dello sprone senza però che si facciano le classiche ondine, perché andiamo ad aumentare la lavorazione gradualmente. Quindi si ricomincia da capo, di nuovo nel ventaglio andiamo a fare il nostro ventaglio. 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte chiuse insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho il ventaglio, vado a fare il mio ventaglio. 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi vado a fare questo per tutto il quarto giro, vi farò vedere come terminare, come iniziare col quinto giro. Quindi andiamo a terminare il nostro quarto giro. Abbiamo fatto la catenella, entriamo nell'archetto e andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 1 catenella, entriamo dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, facciamo una maglia bassa e iniziamo il quinto giro. 2 catenelle, rientriamo, andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella di separazione, vado all'interno del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio doppio, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientriamo e di nuovo 3 maglie alte non chiuse e richiudiamo insieme. Catenella, andiamo nel ventaglio successivo e facciamo sempre il nostro ventaglio doppio, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientriamo e di nuovo 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, andiamo dove abbiamo la maglia alta, andiamo a fare una maglia alta, catenella, rientriamo, un'altra maglia alta. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Quindi entriamo nel ventaglio e andiamo a fare il nostro ventaglio. 3 maglie alte non chiuse
le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, andiamo nell'archetto del ventaglio e andiamo a fare il nostro ventaglio doppio. 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, andiamo, abbiamo il nostro ventaglio e di nuovo andiamo a fare il nostro ventaglio doppio. 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, andiamo dove abbiamo la maglia alta, andiamo a fare il nostro ventaglio. Quindi maglia alta, catenella, rientriamo, maglia alta, catenella e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo ventaglio nel ventaglio, 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme, 2 catenelle, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, andiamo nell'archetto del ventaglio, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, andiamo nel ventaglio, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella, andiamo, abbiamo la maglia alta, andiamo a fare una maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenelle, si ricomincia da capo. Vado a terminare il quinto giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il sesto e ultimo giro. Sto terminando il quinto giro, ho fatto il mio ventaglio e quindi andiamo a chiudere facendo sempre le nostre 3 maglie alte non chiuse nel primo archetto, catenella di separazione, maglia bassa entrando nelle 3 maglie alte chiuse insieme. Sesto e ultimo giro, 2 catenelle, rientriamo, altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, andiamo nel ventaglio successivo, andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi sempre 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, archetto successivo, andiamo di nuovo a fare il nostro ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella di separazione, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte non chiuse, 1 2 3 e le chiudiamo insieme. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Quindi di nuovo andiamo a fare ventaglio in ogni ventaglio, quindi sempre nostre 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella, archetto successivo, di nuovo ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientriamo,
3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, catenella, ventaglio successivo e di nuovo 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, 2 catenelle, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, catenella, andiamo, dobbiamo il ventaglio e andiamo a fare il nostro ventaglio doppio, 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, catenella, e si ricomincia da capo. Ora quindi vi faccio rivedere qui, questi sono i 6 giri che abbiamo fatto e adesso si deve ripetere sempre il successivo, ossia andiamo a fare sempre il nostro ventaglio doppio in ogni ventaglio doppio e io non dovrò più fare aumenti. Mi raccomando però che chi deve fare altri aumenti, in questo caso vi suggerisco di andare ad aumentare le catenelle di separazione, quindi da una passate a 2. Quindi noi abbiamo fatto il 6 giri, settimo giro e andare a fare sempre un ventaglio in ogni ventaglio fino ad arrivare agli scalfi. Vedete che la lavorazione si è allargata tantissimo, ma se avete bisogno di allargare ancora, come vi ho detto, andate a fare una catenella di separazione invece di una catenella, 2 catenelle. Se è troppo 2 catenelle, alternate, in una volta fate una catenella, nella volta successiva 2 catenelle, una catenella e 2 catenelle. Questo in quanto a prescindere per quanto dovete allargare. Se dovete allargare di pochissimo, allora non fate le catenelle ma passate a lavorare con l'uncinetto del 3,5 a quello del 4 in modo tale da allargare ma non in modo da averla più larga, scusatemi, a permettere i macca punti. Adesso naturalmente continuerò ad fare la mia lavorazione e quindi a proseguire il tutorial nel quale vi dirò appunto come andare a mettere i macca punti anche per le taglie più grandi a proseguire la lavorazione. Allora, io ho finito di fare il mio sprone, ho fatto un totale di 12 giri, quindi dopo aver fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri, ho ripetuto sempre il settimo giro, non ho fatto alcuni aumenti, vi ricordo che chi doveva fare aumenti poteva fare una catenella di separazione tra i vari gruppi di ventagli e poteva fare o un aumento sì e uno no, quindi una catenella, 2 catenelle, una catenella, 2 catenelle o fare 2 catenelle a seconda di quanto dovete andare a allargare il vostro sprone. E io ho fatto un totale di 12 centimetri che corrispondono a circa 14,5 centimetri. Ora, per quanto riguarda i marca punti, io sono andata a contare i miei gruppi di ventagli e ne ho un totale di 48. Ne ho messi 10 per le maniche, quindi 5 avanti, 5 dietro, e il resto ho messo avanti e dietro, quindi ne ho 13 avanti, scusatemi, 14 avanti e 14 dietro, e naturalmente nel 14esimo ho messo il mio marca punti sia avanti che dietro. Ora, per le taglie più grandi, taglia M, mettete almeno comunque motivo in più, se non anche due ventagli in più nelle maniche, il resto avanti e indietro. Tenete presente che io da un marca punto all'altro ho circa 40 centimetri, che sarà un totale un 80 centimetri, che per la mia circonferenza siano va più che bene. Taglia M, taglia L, io direi due motivi in più per maniche, il resto avanti e indietro, oppure fate lo stesso numero mio, perché comunque avendo fatto le catenelle di separazione, se non avete fatto, se avete iniziato col mio stesso numero di catenelle, avendo fatto gli aumenti potete fare la divisione come l'ho fatta io. Se invece avete fatto il motivo in più, allora in quel caso mettete un ventaglio in più per lato, perché ogni motivo sono 4 ventagli, quindi potete mettere un motivo in più per lato, oppure ne mettete due per lati e per le maniche e avanti e indietro lo lasciate stare, dipende sempre dal tipo di fisico che avete, quindi mettete i marca punti. Per quanto riguarda invece le i giri totali, io direi per una taglia M di fare almeno 3 giri in più rispetto a me, se non la volete stretta, altrimenti 2 vanno più che bene. Taglia L andate a fare almeno 5-6 giri in più rispetto a me, taglia L andate a fare almeno un 8-9 giri in più rispetto a me. Ricordate sempre che dallo scollo a giù dovete avere la stessa altezza della vostra circonferenza degli scalfi, quindi cioè degli scalfi, nel mio caso 14,5 centimetri vanno bene.
bene. Taglia ML dovete andare, taglia M ad arrivare a meno 16 centimetri, taglia L dovete arrivare almeno a 18 centimetri e così via. Quindi aumentate sempre 2 centimetri in più rispetto a ogni taglia. A questo punto si va a lavorare normalmente, io lavorerò sempre lo stesso punto. Ho fatto in modo di avere il mio primo giro, così non spezzo, di andare subito dalla parte dietro alla parte avanti, così non spezzo il filo, e andiamo a lavorare in questa maniera. Andiamo nell'archetto del ventaglio del davanti e andiamo a fare il nostro gruventaglio, quindi 2 maglie alte, 3 maglie alte non chiuse. Le chiudiamo insieme, 2 catenelle, rientro e vado a fare le mie 3 maglie alte non chiuse. Catenella di separazione, vado direttamente nell'archetto dietro e vado a lavorare normalmente. Quindi vado a fare sempre 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, catenella, 3 maglie alte non chiuse, scusate, 2 catenelle. E vado a rifare 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, catenella, e vado a lavorare normalmente come ho sempre lavorato. Posso togliere il mio marcapunti qui e vedete che qui abbiamo fatto il nostro scalfo della manica e quindi vado a lavorare fino ad arrivare al secondo marcapunti. Anche in quel caso vi farò vedere come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Ora, se avete bisogno di aumentare, io vi consiglio in questo caso lateralmente di andare a fare qui, ma anche nei giri successivi lateralmente, un gruppo di ventaglio, cioè un ventaglio dove avete la catenella di separazione, ricordandomi sempre comunque di separare poi questo ventaglio e questo ventaglio a quello che aggiungete sempre con una catenella. Quindi nei prossimi giri, se avete bisogno di aumentare, fate in questa maniera: lateralmente aumentate il ventaglio andando a lavorarlo qui, invece di andare ad aumentare le catenelle. E potete fare questo sia da questa parte che da quest'altra parte, e naturalmente potete farlo anche prima, quindi qui o qui, però fate questi aumenti sempre lateralmente. Sono arrivata al secondo marcapunti, ho fatto sempre la catenella di separazione, quindi entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare sempre le mie 3 maglie alte non chiuse, chiudo insieme 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte non chiuse, catenella di separazione e vado nell'archetto del ventaglio del davanti. E di nuovo vado a fare il mio ventaglio. Posso già togliere il mio marcapunti e quindi vado a fare le mie 3 maglie alte non chiuse, una, due, tre, e le chiudo insieme, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, catenella di separazione, ricomincio a lavorare come ho sempre fatto. Quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere. Come vi ho detto, se avete bisogno di allargare la lavorazione potete fare le catenelle di separazione o lateralmente andate a fare tra i gruppi di ventagli dei ventagli, oppure se avete bisogno di allargare di poco basta cambiare l'uncinetto dal 3,5, passate a lavorare con l'uncinetto del numero 4. Io penso che cambierò solo l'uncinetto. Non ho bisogno di allargare troppo, quindi di andare a fare catenelle in più, ma non so ancora se farò una maglia o un vestito. Vedete, io adesso in questo momento della cake ho ancora tutto questo, quindi se dovrò trasformarlo in un vestito farò sicuramente degli aumenti per avere la gonna larga. Quindi man mano che procedo vedrò come andare a lavorare e naturalmente io dopo vi dirò qualsiasi tipo di cambiamento abbia fatto, quindi se ho cambiato l'uncinetto, se ho fatto gli aumenti, a che giro ho fatto gli aumenti e via discorrendo. Quindi ci vediamo dopo quando avrò lavorato di più ancora a questa maglia o vestito. Allora, io ho terminato il mio vestito, ho fatto in totale 54 giri, però vi dico che io al 20° giro ho fatto degli aumenti. E come sono andata a farli? Ho fatto lo stesso tipo di aumenti che abbiamo fatto per lo scollo, quindi ogni due, però in realtà invece di ogni gruppo di ventagli, ogni due gruppi di ventagli sono andata a fare una maglia alta, quindi vedete, ho lasciato i due gruppi di ventagli liberi e poi
sono andata a fare la maglia alta e poi ho rifatto lo stesso motivo di aumenti che ho fatto per lo sprone, quindi sono andata a fare l'altro giro dove sopra una maglia alta ho fatto il ventaglio, sopra l'altra maglia ho fatto una maglia alta, quindi ho alternato, poi sopra il ventaglio della maglia alta catenella maglia alta ho fatto il mio ventaglio doppio, quindi 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, 3 maglie alte, invece dall'altra parte alternando sempre ho fatto il ventaglio singolo, quindi maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, e nel giro successivo ho fatto tutto il mio ventaglio doppio, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte separati da una catenella. Questo mi ha permesso, come potete vedere, di avere un aumento della lavorazione in modo tale da far venire la gonna larga, però senza andare ad aumentare troppo velocemente. Mi raccomando, io ho fatto questo aumento per una taglia S. Se voi volete la gonna anche più larga, oppure siete una taglia M e avete paura che facendo soltanto un aumento ogni 2 gruppi di maglie alte la gonna non si allarghi troppo, se siete una M, una L, una XL, allora in quel caso fate come abbiamo fatto per lo sprone, quindi andate a fare una maglia alta separata da ogni gruppo di ventagli, quindi ogni gruppo di ventagli andate a fare una maglia alta. Quindi ripeto, mi raccomando, io dopo il 20° giro, che sono all'altezza quasi fianchi, diciamo sono all'altezza ombelico, sono andata a fare appunto il mio aumento. Ogni 2 gruppi di ventagli sono andata a fare una maglia alta. Nel giro successivo ho fatto il ventaglio sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva e ho alternato. Fate la stessa cosa anche se andate a fare una maglia alta dopo ogni gruppo di verdi, dopo ogni ventaglio, in modo tale appunto da avere un aumento della lavorazione senza che però si vada ad arricciare, quindi un aumento graduale. Alternate una maglia alta, fate il ventaglio normale, quindi singolo, nella maglia alta successiva fate una maglia alta. E poi io non ho fatto più alcun aumento andando a lavorare sempre con lo stesso uncinetto del numero 4 fino a, del numero 3,5 fino alla fine della mia lavorazione. Bene, quindi anche questa creazione è terminata.